Salve Nabennabi, ben ritrovati dal vostro site. Eccoci di nuovo su Days Gone. L'altra volta avevo fermato il video durante un flashback, quindi riprendiamo e vediamo che succede. Ma scommetto. Volevo farti una foto, ma... Comunque questi flashback, sono molto belli, un po' pesanti, un po'... Andiamo, non ricominciamo. Mio Dio. Beh, probabilmente questa parte ve la taglierò perché abbiamo... camminato tantissimo. Allora ragazzi, vi ho tagliato un bel pezzo, saranno stati almeno 7-8 minuti di camminate dove non si è detto niente, era una cosa insostenibile da vedere, da giocare, figuriamoci da vedere. Quindi niente, ricontinuiamo e vediamo che succede. Wow, è magnifico. Tu dici? Altro che... Senti, devo chiederti una cosa. Eccolo là. Oh! Deacon. Voi... Voglio... Fallo parlare, però. Adesso! Questo è... sì? Ma a due condizioni. Sentiamo. Ma, vai. È che non faremo un matrimonio da motociclisti in cui giuri di montarmi almeno quanto la tua moto. Sara! Pianta. Ok, la seconda. Giuri di non lasciarmi mai. Ecco. Ci sto. Comunque molte scene sono molto pesanti di questo gioco. Belle, ma allo stesso tempo molto pesanti. Non c'è problema. Laboratorio. Devo rispondere. Tra l'altro... Ok, sentiamo che succede. Sì. Aspetta. No, va bene, arrivo. Mi dispiace, devo andare, ma giuro che mi farò perdonare. Oh, siamo tornati finalmente. Beth. No, niente fatto. No. Andiamo. Va bene, andiamo. Ok, allora dovremmo essere ritornati al forte. E speriamo che succeda qualcosa di interessante. Queste texture che non si caricano sono bellissime. Ah, perfetto. Adesso impiccano pure. Hanno beccato anche te. Urti, tutte stronzate. Ma questa non è quella che ha coltellato all'inguine quello. Oh, è arrivato il colonnello. Signor colonnello. Sul volto di questa donna si stagliano i marchi di Satana. Sì, vabbè, Satana, Dio. I tatuaggi da carcerata mostrano ciò che eri un tempo e che di certo sei ancora. Sono state proprio le persone come lei a fare in modo che l'ira dell'Onnipotente si scatenasse su tutti noi. No, ma che cazzo adesso che c'entra l'Onnipotente con l'esercito? Dio, hanno unito due cose orribili. Hanno unito la religione e l'esercito. La fine del mondo l'hanno fatta loro. Tu invece? Io sono una Bubblehead. Ma c'è la testa troppo enorme. Non sono mai stato in galera e non ho mai ammazzato nessuno. Hai passato molto tempo nell'incubo. Scusate, un po' raffreddato, quindi mi sentirete tossire spesso. In un campo vicino a Klamath Falls. E tu che mi dici? Mai usato? Io sono un assassino seriale, ho ucciso tante persone. Bambini, vecchie, donne, uomini, tutti. Sei un randagio. Fa vedere il braccio. Decima di montagna, Iraq? Afghanistan. Ti sei fatto onore, non mentire, lo scoprirei. Che vuol dire? Ho gedato subito con onore. Odiavo la vita militare. Non dire falsa testimonianza. Molto bene. Giuri solennemente di proteggere e sostenere la nuova costituzione degli Stati Uniti d'America. Sì, vabbè. Contro tutti i nemici, naturali o sovrannaturali, di essere sempre testimone dei suoi valori e di obbedire agli ordini senza domande. Allora, tu lo giuri?
Sì, tanto noi abbiamo un secondo. Giuro. Facciamo due passi. Facciamo due passi. No, ti prego, no. Ti prego, non mi far fare i passi. Basta, non ce la faccio più. Per favore, uccidimi adesso, ti prego. Ok, ragazzi, allora vi ho tagliato un altro pezzo. E niente, praticamente siamo diventati caporali, ci ha dato il grado di caporali. Adesso ci sta spiegando come vuole uccidere le orde e far sparire le orde. Appunto. Ma sì. Sono Weaver, James. St. John, Deacon. Su cosa lavori? Su un agente gelificante che lega acido naftenico e palmitico. Vuoi produrre del napalm? Sì. Perfetto. Bruciamo tutto. Ne intendi, Ho tirato a indovinare. Scusa l'interruzione. Oh, quando vuole. Ok, vediamo. Elenco nel modulo di richiesta. Ti sembra per caso morbidente? Ma quella è Sara, ma c'è scritto dai sottotitoli. Perché non leggi? Ma è Sara, è viva allora, ok. Vabbè, lo sapevamo che era viva. Attivi. Cloroformio e poi alfa fuori. Fuori di qui. Vai dai. Ciao Sara. Matt, io non posso farcela. Se devo procurarmi le scorte. Non l'ha ancora visto. Ho risolto io. Tenente Whittaker, questo è il caporale St. John, un nuovo membro dell'unità di Curi. Ha già passato diverso tempo nel link. Cringe. Leggi qui. Come leggi qui? Leggi, ho detto. Sei capace di leggere? Che hai perso la memoria? Cloroformio, alfa terpineolo, alcol e benzilico, acetato dietile. Perfetto, quando inizia? Beh, te lo affido. Buon lavoro, tenente. Che cosa accade? Che cosa accade? Lasciaci. Non vuole far sapere che comunque si conoscevano? Sull'attenti, soldato. Ma come sull'attenti? Ma che cazzo vuol dire sull'attenti? Sarà io? No. No, tu sei morto. Ma quando sono morto? Sei morto. Dovresti essere morto. Sei morto. Può dire? È tutto ok. Sei morto. Ma non credevo che fossimo morti, magari. Bacio, che bello. un momento. Non riesco a capire, ti ho cercato. Fossi morta. No, ci hanno attaccati e poi... Siamo andati a sud. La neve ci ha trovato sopravvissuti. Farwell era in casa. Dicevano che non c'era speranza. No, c'è un casino con i sottotitoli che si uniscono. No, non posso. Ascolta, non posso. Possiamo andarcene da qui. Prendiamo la moto. Aspetta. Al diavolo tutti, forza. Aspetta, no. No, Deacon. No, c'è un obiettivo più non grande. Posso. Costringono a restare. No, tu non capisci. Combattiamo una guerra. Sempre la guerra, una guerra che possiamo vincere, non vedi? Io non sono qui per combattere. Io posso rendermi utile. Posso fare la differenza, ma... Ma non cazzo... posso venire con te, devo restare qui. Riesci non mi sta piacendo per niente lo sviluppo di questa cosa. Me. Aiutami. E una volta è finito, faremo come dici, andremo ovunque vorrai tu. Il colonnello ti cerca. Sì, signora. Che delusione. Aspetta. Sto poi in silenzio, così vi godete tutto, eh? Grazie, soldato. Prego, di niente. Mi sono cercata per 40 anni.
Perfetto, allora finalmente siamo tornati in possesso del nostro Deacon, ce l'hanno lasciato libero. E niente, Sara l'abbiamo ritrovata, ma non è andata come speravamo, anzi, tutto il contrario. Va bene, allora andiamo avanti e vediamo se c'è una missione abbastanza interessante. Qui il vigore è già esaurito, io non lo so. Ci vediamo fra poco. Ok, allora siamo diretti, da quanto ho capito, dopo aver parlato col colonnello, a un avamposto per liberare un prigioniero. Quindi ci sarà da sparare, ci sarà da uccidere. Perfetto. Ok, dovremmo essere arrivati. Una moto della milizia. Vediamo. Proviamoci, vai. Allora, vediamo se così ci senti, eh. Aiaia, quanti sono? Mio Dio. Ok. Madonna, mi faccio fuori. Oddio santo. Che volo che ha fatto. Ok, anche questo è andato. Io sparo alle luci. Ok. Oddio, ok. Il cecchino ce lo siamo tolto dalle scatole. Ma adesso il problema sono quelli là. Vediamo se io faccio una cosa del genere, magari. Ok, questo è anche andato. Sto per finire anche le munizioni. Aia, aia, mi ha preso in pieno. Quanti sono? Madonna, colpo singolo. Ok, anche questo è andato, perfetto. Ok, allora, eccola. È lei? No, non è lei, ma che cazzo? Ah, fa culo. Vabbè, ciao. Muori, eh. Sta maledetta, ma te sono imboscata. Credo fosse quell'altra. Ok, forse l'abbiamo trovata. Eccola, mi sa, sì. Vediamo se... Sì, è lei, ok, perfetto. Ok, siamo riusciti a salvarla. Sono contento, perfetto. Ah, sì? Un mio amico una volta mi ha detto: mai perdere la speranza. Se ti arrendi, tanto vale mollare tutto e farla finita. Certo. Quando mi assaliranno altri 10 predoni. Stai bene? Beh, allora senti, la via. Mi aspettavano solo assalito e hanno fatto altro del tuo corpo. Puoi cavartela da sola, no? Sì. Da come? Dai. Grazie, dagli almeno un'arma. Ah, oh, siamo riusciti a salvare il soldato. E adesso mi sa che ce ne dobbiamo tornare all'accampamento. Dobbiamo riferire il tutto. O se no dobbiamo fare un'altra missione. Non lo so. Quindi ci vediamo direttamente dopo. Predoni, ottimo. Mi stavate aspettando. Vabbè, ciao. Buonanotte, buonanotte. Buonanotte. Ok ragazzi, allora per me possiamo concludere qui il video. Non so quanto è stato lungo, perché è stato abbastanza pieno di cutscene, quindi non so quanto durerà. E però ecco, siamo andati un po' avanti. Abbiamo ritrovato Sara, che è completamente diversa da ciò che ci aspettavamo. E quindi niente, a me non rimane che ringraziarvi, esortarvi a metterci mi piace, a iscrivervi e a seguire tutti quanti i canali in descrizione. Dal vostro set è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao Nabi. La mia vita fa schifo! Congratulazioni per essere arrivato alla fine del video. Se ti è piaciuto, lascia un like e un commento. Iscriviti anche al canale e attiva la campanella per le notifiche. E se non ti vuoi perdere nessun aggiornamento o novità, seguici su tutti i social linkati in descrizione. L'invasione Nabba è iniziata!